Secondo alcuni siti web, Miriana Trevisan è una showgirl italiana. Dopo aver esordito con successo a Non è la Rai, programma al quale ha preso parte dal 1991 al 1993, si è fatta conoscere al grande pubblico partecipando a programmi di grande seguito come Strisciala, Notizia, La Corrida, Pressing e La Ruota della Fortuna. Miriana Trevisan è nata a Napoli il 7 novembre 1972 da una famiglia umile. Suo papà Loris e la sua mamma non sono infatti una famiglia benestante. Miriana da sempre è attratta dal mondo dello spettacolo, esordisce in TV nel 1991 in un programma cult di Canale 5 Non è la Rai di Gianni Boncompagni. Nuovo lutto nella casa del grande fratello VIP. Poche ore fa una concorrente è stata colpita da un grave lutto familiare. Miriana Trevisan infatti è stata chiamata in confessionale, dove le è stato comunicato la notizia della morte di suo zio. Una notizia che ovviamente ha sconvolto la showgirl, che non è riuscita a trattenere le lacrime una volta uscita dal confessionale. Una volta tornata tra i compagni, la donna ha rivelato l'accaduto senza riuscire a tenere a freno il pianto. A tal proposito, gli altri Geffini hanno cercato di tirarle sul morale, stringendosi intorno in giardino. Inoltre hanno espresso parole di cordoglio per farla sentire amata in questo triste momento. Anche sul web, gli utenti hanno espresso il loro dispiacere per la perdita di un familiare. Miriana Trevisan ha perso suo zio. Ore non facili per la showgirl del grande fratello VIP, che sta attualmente avendo una relazione con Biagio D'Alenni, uscito nel corso dell'ultima diretta. Dopo l'abbraccio dei concorrenti, la Geffina è tornata in confessionale, dove ha potuto sentire facilmente un familiare, che le ha dato maggiori dettagli sulla morte dell'uomo. Nei giorni scorsi, l'ex moglie di Pago aveva avuto un brutto presentimento, dichiarando così: «Mi è capitato diverse volte e quando arriva la notizia è distruttivo.